Alberto Bizzocchi invece ritorna sulla sua di storia. Quindi inizia con il papà, fino a quanti anni? Ah, io ho iniziato a 18 anni, quando mi sono diplomato da ragioniere, mio padre mi ha dato... Ragioniere Scaruffi o...? Scaruffi i primi 3 anni, gli ultimi 2 li ho fatti a Montecchio perché avevano aperto ragioniere... Il Darso, esatto. Massimo dei voti? No, minimo dei voti perché a me piaceva essere attivo fuori dalla scuola, io lavoravo. Cioè, quando andavo a casa mi piaceva essere attivo in azienda, quindi parlare con i clienti, la produzione. Beh, un classico da figlio d'arte, di grande imprenditore. Qui è, diciamo che quello è proprio veramente un mestiere, fra virgolette, artistico, perché non è una catena di montaggio. Lì o ci sei, no? Non ci puoi fare. Quindi sono diplomato con 60, quindi il minimo proprio. Ha fatto l'università? No, ho messo mio padre quando mi sono diplomato in giugno, e che avevo appena compiuto 18 anni, mi ha dato una valigetta, una 128 e un campionario. E mi ha detto adesso ti guadagni il mangiare da solo. Ho iniziato nel 79, a 18 anni appunto, e qualche mese a girare dai clienti a vendere gli articoli di Natale. Poi piano piano mi sono messo a vendere i carnevali, poi mi sono messo a vendere tante altre cose sempre sullo stagionale, che ormai è finito, ormai con le grandi distribuzioni. Una volta mio padre aveva in provincia di Reggio Emilia più di 700 clienti, tutte le carrozzerie, le tabaccherie, le ferramenta, erano tutti i nostri clienti, perché il Natale lo trattavano tutti. Adesso ci sono quei 300-400 a Reggio, nei negozi che vanno a Natale non ce n'è più. Oh, lo switch per lei è stato che anno? Switch è stato dopo il militare, nell'83, e quindi dopo 4 anni di lavoro militare, che sono diventato agente di un importatore di articoli di Natale. E nel 90 guadagnavo tanti soldi perché il Natale continuava ad andare forte e i clienti non erano più le cartolerie ma erano la grande distribuzione, quindi si scaricavano container di merce a gruppi come uno piccolo, per Reggio importante, Realco. Realco per noi era un piccolo cliente, noi c'eravamo Monat, c'eravamo Coop, c'eravamo Eurospin che ancora era appena stava iniziando, però si parlava con una persona e si vendevano 10 container. Io intendevo per Switch quando ha cambiato il settore. Ah no, sì. Il settore l'ho cambiato quando mio padre è andato in pensione, nel 96. E lei aveva quindi... 36 anni, 36. 35. Ecco, quella scelta la rifarebbe? Sicuramente, perché sono a stare in piedi. Ho fatto una bella cosa, anche perché ho diversificato la clientela, i prodotti. Quindi se oggi uno non mi compra, c'ho quell'altro che mi compra. Invece col Natale sono pochi clienti e stagionali. Se uno non ti compra... lavori. Invece con la roba che vendo adesso, gli articoli che vendo adesso, che è merce di consumo, si consuma tutti i giorni, uno può anche perdere un cliente, però puoi andare a cercare un altro, perché a Reggio Emilia, per dire, i potenziali clienti nel mio settore sono più di 800. Che ripetiamo è oggi? Oggi è carta ristorazione, scatole da pizza, tovaglie, tovaglioli, rotoli di carta, tutta la roba monouso, diciamo. Poi col turnover di attività che c'è oggi, a maggior ragione, si rifà la grafica, no? C'è un subentro all'attività, si cerca di rendere il marchio nei tovaglioli, in tutto, no? Infatti in tanti adesso fanno, poi si fidelizza il cliente. Io servo dei fornai, faccio sacchetti personalizzati. Sorrido perché è una categoria che ho raccontato di notte in lunghissimo. La carta viene usata ovunque, dal fornaio al fruttivendolo, il ristorante, il bar, la pizzeria, e poi cambia il soggetto, cioè l'articolo, però la carta è carta. E altri familiari con lei o? C'ho mia moglie che... Che si chiama? Cecilia, e oggi fra parentesi festeggiamo 37 anni di matrimonio. Ah, quindi festa doppia? Esatto. Okay. E
quindi sì, lei è con me da quando si era sposati, da 37 anni, anzi prima, perché lei era la dipendente, l'impiegata di mio padre. Ah, meravigliosa! Ci siamo conosciuti sui banchi di scuola, no? Ah, sui banchi di scuola, la ragioneria addirittura ci siamo conosciuti. Sempre allo Scagufino. No, quando sono andato a Montecchio, perché lei è originaria di Viviano, quindi... Figli? Figli ne ho due, sono due volte nonno. Addirittura, meraviglioso. Ma in azienda solo voi due? Sì, perché i figli hanno scelto altre strade. Cosa fanno? Ah, una è impiegata in un'azienda a San Polo d'Enza di pubblicità. E l'altro fa l'artigiano a fare montaggio di, sempre nel settore... Ciao Franco. E si chiamano? Luca e l'altra Lisa, quindi ho scelto due nomi molto brevi. E settore diceva? Allora, mia figlia fa l'impiegata e mio figlio invece lavora come montatore negli stand fieristici. Ah, sempre. Bello. E sono nonno di due bimbi, di cui il più grande si chiama Battista, che l'abbiamo trovato grazie ai bizocchi di quelli ecclesiastica. Battista fu il primo bizocchi di Reggio Emilia dell'anagrafe del 1589, Battista Bizocchi. Oh, il negozio c'è ancora, buona. Il negozio c'è ancora, però si chiama ancora Bizocchi, però 3 anni fa è stato ceduto dai miei zii, che erano fatti in pensione anche loro, adesso lo gestiscono altri proprietari. Quindi resta solo il nome? Resta solo il nome, sì. Addirittura noi professavamo anche l'altro mio zio, perché essendo in 8 fratelli ce ne sono tanti, e l'altro mio zio, il fratello di mio padre, che era quello dopo mio padre, adesso ci ha compiuto 89 anni l'altro giorno, lui era l'editore Bizocchi, quello che faceva il pescatore reggiano. Beh, un'altra meraviglia, un'altra piccola... Mi ricorda, il... sì, pescatore reggiano era diffusissimo. Ciao! Ciao! Oh, in realtà, adesso, a casa mio papà era più appassionato del calendario di Frate Indovino, sì. Ma anche il pescatore reggiano era un padre. Lo fanno molto... ancora? Sì, sì, lo fanno ancora. Ha venduto l'anno scorso a... Siamo a Buttazzi, però ho mantenuto anche lui il nome, tant'è che io nella mia azienda vi faccio fare ancora i regali ai clienti, dove sopra Bizocchi carta, che ho scritto su. Che meraviglia! Una volta li davano le farmacie, le banche, li davano un po' tutti a Reggio. Adesso hanno smesso, però ce n'è ancora un po' in giro.